Per esempio, ha bisogno di attenzione anche un piccolo paese, ne hanno bisogno tutti i piccoli paesi che sono in difficoltà in questo momento, per esempio perché lo scorso anno sono stati violentati da una serie infinita di scosse di terremoto. Nei giorni scorsi abbiamo avuto ospite l'amico Neri Marco Re, che sta organizzando una cosa molto bella che durerà praticamente per tutta l'estate in vari posti appunto delle Marche, una serie di concerti sui prati, insomma molto molto bucolica. Sentendo forse anche quella telefonata, il sindaco di Merillo, un piccolo paese in provincia di Fermo, vicino a Fermo, terremotato appunto, si è detto: perché non chiedo aiuto agli amici Linus e Nicola per dare un po' di visibilità a questo piccolo festival culturale che stiamo organizzando per ridare appunto un po' di turismo al nostro piccolo paese? E noi non possiamo esimerci. Eccoli. Buongiorno Antonio. Carissimi, grazie innanzitutto per la disponibilità e festività. Grazie, grazie. Dove sei? In macchina in questo momento? Sì, io sono in macchina, mi sono appena fermato e niente, sono felicissimo di questa telefonata perché ovviamente sono un vostro fan da anni e vi ascolto, vista la mia coetaneità quasi con voi. Esatto, sei a metà strada, guarda, fra me e Nicola praticamente. Dov'è Smerillo esattamente? È verso l'interno, immagino? È nei Monti Sibillini, diciamo, a un'ora sia da Fermo, da Macerata che da Appoli. È una collina, è un luogo di 370 anime dove non si compra e non si vende nulla. Noi abbiamo impostato il nostro rilancio da anni sulla cultura, siamo molto orgogliosi di questo, diciamo. Certo. È molto difficile perché quando invitiamo dei relatori, grandi nomi, come vedono su Google dove è Smerillo, dice: beh, vediamo un attimo. Perché non hanno voglia, perché non hanno voglia, perché dall'uscita dell'autostrada quanto ci vuole? Ma sì, sarà un tre quarti d'ora, via, diciamo un'ora se uno non conosce la via. Però di strada bella, immagino, no? Sulle colline marchigiane. Sì. C'è un paesaggio incredibile, il 10% dei miei abitanti sono inglesi che sono venuti da noi e per fortuna ci hanno educato ancora di più a questa nostra fortuna, che è questo paesaggio bellissimo. Sì, poi immagino siano inglesi furbi, nel senso che capito, non comprano la casa a prezzi impossibili da altre parti senza fare nomi. No, l'hanno comprato a dei prezzi molto buoni, poi ovviamente è totale quando loro cominciano a insediarsi. Certo. No, insomma, sì, senti, 370 anime vuol dire che vi conoscete tutti. Antonio, perdonami, 370 anime vuol dire che vi conoscete tutti. Assolutamente sì, tutti. Come ti hanno eletto? Come hai fatto la campagna? Porta a porta. Porta a porta, praticamente. Non ci crederei, ma anche quello, ovviamente non abbiamo partito perché non ce lo possiamo permettere con 370 persone, c'è tutto l'arco costituzionale. E tra l'altro una cosa molto bella, noi abbiamo rinunciato tutti quanti a qualsiasi forma di indennità, io mi pago anche il telefono, diciamo. È una sorta di volontariato via per far crescere certo. Il nostro luogo, non abbandonarlo. Ma ci sono anche giovani che vivono ancora lì? Sì, adesso c'è un po' una controtendenza, sì, facciamo un po' fatica anche con le scuole, ci dobbiamo sempre aggregare e fare le campagne acquisti, certo. Non si arriva neanche a raggiungere il numero minimo per le classi, però insomma c'è una buona qualità della vita tutto sommato. Hai scritto per chiederci aiuto per promuovere questo festival, quando parte e in cosa consiste? Guarda, se posso ti passerei, sono in macchina col direttore che è sicuramente molto più brava e comunicativa di me. Io intanto vi faccio un grosso abbraccio e vi ringrazio e vi aspetto, so che sarà impossibile, ma se capitate a Smerillo... Dai, mai dire mai. Ringraziamo l'affetto, grazie Antonio. Grazie Antonio. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Smerillo. Pronto? Smerillo. Sì. Direttore, ma sei un direttore donna. Sì, ho sentito che era donna, da come lo diceva. Donna. Buongiorno. Future donna. Ci puoi dire il tuo nome per sapere con chi parliamo? Ciao Simonetta. Ciao Simonetta. Senti, in cosa consiste questo festival? Leggo sul vostro messaggio un importante festival culturale di spiritualità, filosofia, poesia ed arte. Sì, è un contenitore, è chiaramente una sfida perché abbiamo puntato tutto su quel nulla che diventa essenziale che ci offre Smerillo. Uh-huh. E su questa ambientazione che è fatta però solo di panorami, luci, colori, sapori e odori, abbiamo cucito un festival culturale che ha delle grandi ambizioni, quindi puntiamo su una qualità molto alta. È un contenitore all'interno del quale abbiamo una serie di incontri di filosofia, teologia, c'è cioè dell'alpinismo anche. Uh-huh. Perché? Perché partiamo da uno spunto che è offerto da tutte le tradizioni religiose e le culture, che è la montagna come luogo di incontro con il divino.
Perché voi sapete che in qualunque tradizione la divinità si manifesta e risiede nelle altre. Nell'altro, vero, certo, vero, certo. Pensiamo al Sinai, al Kailash per Shiva e all'Olimpo degli dei greci. Ma infatti volevo dirti, direttore, che i miei amici hanno fatto la maratona delle Dolomiti recentemente, che va molto in alto, e hanno visto la Madonna. Questo è un sì, po' bizzarro, però. Vedi, è quello che ti dico io, lo vedi che è vero. Simonetta, quando cominciano queste serate? Allora, dal 16 al 23 luglio iniziamo con un'escursione sui Monti Sibillini, proprio per farli rivivere dopo le grandi fratture che hanno avuto. Abbiamo visto chiusi tutti i sentieri, adesso finalmente si stanno riaperti, okay. Riaprendo, e quindi partiamo da lì. Poi c'è un'anteprima cinema, alla mm-hmm. quale teniamo molto, e poi entriamo nel vivo della manifestazione il 20, okay. il 20 luglio, che è giovedì prossimo. Iniziamo con un vernissaggio di una mostra di Vincenzo Baldini. Tutte le tematiche che andiamo a affrontare ruotano intorno alla parola di quest'anno, che è fragilità. E vabbè, non è un caso, beh, smerillo, tutti a smerillo, stiamo vedendo. Io sono indeciso, caro direttore, se andare a mangiare al ristorante le logge di Vallesi Gabriella o alla locanda Le Fate. E secondo me Vallesi Gabriella è parente di Antonio, sì, perché il cognome è lo stesso. Confermi? Puoi dirti che caschi bene comunque. Comunque, perfetto. Vai, stessa, vai benissimo, perché non abbiamo nulla, perché lo diceva Antonio prima, a Smerillo non c'è nessuna attività commerciale, quindi non si compra e non si vende sì, nulla. Sì, leggo un messaggio che manda un ascoltatore che dice esattamente così: a Smerillo non si compra e non si vende perché è talmente bello che nessuno vuole lasciare la casa. Da tempo io e mio marito vogliamo comprare una casa lì, ma non si trova, ha scritto appunto una ragazza che ci stava ascoltando. Grazie a voi per la telefonata, un grande in bocca al lupo per tutto quello che potrà succedere. Grazie a voi per l'aiuto, vi aspettiamo per l'aiuto.